Allora io parto, allora benvenuti tutti, siamo riusciti anche a organizzare questo aspetto tecnico. E, come dicevo, io sono il direttore aggiunto del branch Trentino Alto Adige e ho il piacere di introdurre Patrick Dalla Sega, ricercatore e docente presso l'Università di Bolzano, dove insegna impianti industriali nella triennale e project management nella magistrale. Nel corso di laurea di ingegneria industriale e meccanica, Patrick ci parlerà di metodologie innovative in construction, come il Last Planner System, dove il capocantiere e le maestranze sono direttamente coinvolte nella pianificazione delle attività di costruzione, ma anche di tecnologie innovative che vanno sotto il titolo di Construction 4.0, come ad esempio la realtà aumentata. E come queste tecnologie possono supportare l'applicazione delle metodologie link construction. Durante la relazione potete porre domande al relatore nella chat che verranno raggruppate dal nostro volontario Nick Stefano Menapace, e poste a Patrick dopo la relazione. Per cui passo la parola a Patrick, buona, buon ascolto a tutti. Ok, grazie Marco per l'introduzione. Buon pomeriggio a tutti. Um e eh sì allora partiamo col webinar um, allora in questo webinar vado a parlare delle seguenti tematiche Allora, uh, come primo punto andiamo a vedere l'approccio tradizionale del construction project management um, poi il secondo punto uh, andiamo a vedere lo sviluppo storico del lean construction um, poi il terzo punto um, Vado a spiegare un attimo le metodologie tradizionali ed innovative per la gestione di progetti di costruzione e in questo capitolo vado a spiegare in dettaglio il Last Planner System, come accennato da Marco. Poi dopo, eh, quarto punto, andiamo a vedere come le tecnologie per l'industria 4.0 possono avere un impatto positivo sul settore delle costruzioni e infine ehm, evidenzierò delle opportunità di formazione. Allora, iniziamo subito con uh, il ciclo di vita di un progetto di costruzione um, tradizionale. Allora, um, la, la gestione dei progetti nel settore di costruzione è influenzata da un elevato numero di eventi imprevedibili um, e per questo il ciclo di vita di un progetto di costruzione si può suddividere in tre fasi. Allora, all'inizio, la prima fase... Eh, che, che vediamo in alto come stair. All'inizio del cantiere la durata effettiva equivale alla durata pianificata e questo viene raffigurato come una scala, quindi non ci sono ancora ritardi. Poi nella seconda fase le prime lavorazioni, come per esempio i scavi o la struttura grezza, hanno subito dei ritardi e per questo motivo le lavorazioni successive, per esempio le facciate, devono poi comprimere i propri tempi di esecuzione eh, per non sforare il tempo di consegna previsto al cliente. E questo viene raffigurato come un, um, un ascensore. E poi nella terza fase, di solito nelle lavorazioni interne eh, dell'edificio, a causa della mancanza di tempo, diverse aziende devono lavorare in parallelo per evitare un ritardo del progetto. E questo viene raffigurato come una caduta libera. no Quindi, um, nella terza fase, uh, dobbiamo lavorare con veloci velocità della caduta libera. E quindi, per garantire i tempi di consegna del progetto previsti, i costi di coordinamento aumentano e la qualità delle lavorazioni di solito diminuisce. E giusto. Um, e nel settore delle costruzioni, um, possiamo evidenziare dieci um, tipi di sprechi. Um, questi otto, i primi sprechi che vediamo in alto, sono sprechi anche, um, cioè, che si, si vedono anche nel settore manufatturiero e poi ci sono due sprechi specifici per il settore delle costruzioni. Quindi spreco numero uno, una sovrapproduzione che deve poi essere stoccata, quindi qua vediamo una sovrapproduzione di finestre, poi spreco numero 2, eh, tempi di attesa in cantiere. Eh, poi spreco numero 3, trasporti di materiali eccessivi. Poi eh, spreco numero 4, eh, sono dei processi di lavorazione che sono troppo complicati. Eh, poi spreco numero 5, una movi movimentazione eccessiva del materiale. Spreco numero 6, livello di scorte troppo alti. Eh, spreco numero 7, difetti che vengono solamente identificati in cantiere. Quindi Tante volte troppo tardi. Eh, spreco numero 8, il potenziale umano sottoutilizzato che viene tante volte poco coin coinvolto nella pianificazione. E eh, spreco numero 9, il lavoro viene iniziato senza assicurare che tutte le risorse eh, sono, di sono disponibili, per esempio risorse materiale o forza lavoro. E poi, spreco numero 10, ehm, una scarsa comunicazione che tante volte impedisce al management di poter introdurre in tempo delle azioni di miglioramento. E quindi, questi sono 10 tipi di sprechi che, che possono essere riscontrati ehm, in modo frequente nel settore delle costruzioni. Ok, andiamo a vedere un attimo eh, lo sviluppo storico dell'in-construction. Allora, il Lean Construction Management è un ambito di ricerca abbastanza giovane, eh, da 30 anni adesso, e si occupa di capire quali metodologie del settore manufatturiero, quali metodologie del Lean Manufacturing possono essere applicate e adattate per il settore delle costruzioni. Quindi partiamo nel 1991, dove Bohmack Jones. Um, hanno pubblicato il libro The Machine That Changed the World, nel quale hanno definito il termine lean production. Quindi qua partiamo adesso dal settore automotive. Um, poi nel 1992, Lauri Koskela, un professore um, finlandese, ha condotto presso l'Università di Stanford in America uno studio intitolato Applications of the New Production Philosophy to Construction dove lui ha analizzato l'applicazione delle metodologie in production al settore delle costruzioni. Nello stesso periodo, un anno dopo, nel 1992, Ballard e Howell hanno sviluppato il Last Planner System come un metodo innovativo per la gestione di progetti di costruzione. Dopo andiamo a vedere i dettagli di questo, di questo metodo. E poi nel 1997 Ballard e Howell hanno fondato il Link Construction Institute, negli Stati Uniti d'America e ad oggi ci sono diversi eh, istituti di Construction Management anche diversi in Europa. Ok, ehm, le metodologie tradizionali e innovative per la gestione di progetti di costruzione si possono suddividere in tre macro categorie. Allora, nella macro categoria Activity Based. Um, l'entità principale per la pianificazione e il monitoraggio um, del progetto è l'attività stessa che si va poi ad eseguire in cantiere. Poi la categoria location based. Um, in questa categoria l'entità principale per la pianificazione e il monitoraggio è l'area di costruzione, cioè dove vengono effettuate le diverse attività. Um, poi la categoria object-based eh, è incentrata agli oggetti che devono essere poi installati in cantiere, tipo una porta, una finestra, una parete e così via. Um, le metodologie tradizionali come il critical path method, il PERT, eh, l'EVA e il GANT sono tipicamente activity-based um, e le metodologie eh, innovative o cioè specifiche per il settore delle costruzioni sono il Last Baner System che anche questa metodologia è activity based. Poi Line of Balance, Flow Line Location Based Management System che sono cioè, location based, che hanno come entità principale eh, l'area di costruzione. E poi Object Based possiamo identificare il Building Information Modeling come la metodo, oltre a software anche una metodologia principale per gestire. Diversi oggetti ehm, del nostro progetto. Quest'anno abbiamo pubblicato un, art un articolo scientifico nella rivista Production Planning and Control che analizza i vantaggi e svantaggi delle metodologie che sono state prima elencate. E in questa ricerca è emerso che le metodologie sono difficili da applicare in pratica e che non supportano l'identificazione dell'avanzamento del progetto in tempo reale e quindi non danno un supporto esaustivo per identificare potenziali problematiche in cantiere e quindi delle possibili azioni di miglioramento. Per sostenere i professionisti nella scelta delle metodologie, di una metodologia adatta, l'articolo evidenzia i punti di forza e debolezza delle varie metodologie dal punto di vista della pianificazione planning in inglese, poi della programmazione, scheduling e del monitoraggio di un progetto di costruzione. Um, come accennato prima, una delle metodologie più importanti è il last planner system e adesso andiamo a vedere in dettaglio come funziona questa metodologia. L'obiettivo principale um, è di aumentare la prevedibilità e l'affidabilità della pianificazione di processi di costruzione. Um, la metodologia è stata sviluppata da Glenn Ballard e Towell nel 1992, come ho accennato prima, e Ballard ha poi pubblicato il fun funzionamento della metodologia nell'anno 2000. E in questa slide vediamo... Um, <coughs> gli strumenti principali de della metodologia cioè eh, la metodologia funziona che si fa una pianificazione del processo di costruzione tramite bigliettini, tramite post-its su una parete e questo viene fatto eh, in collaborazione con i caposquadra delle aziende, delle lavorazioni princip principali che sono coinvolte nel progetto di costruzione um, Tradizionalmente nel settore delle costruzioni il cosiddetto master schedule viene sviluppato dal project manager senza coinvolgere gli attori, di, cioè, gli attori responsabili per l'esecuzione. Sulla base degli obiettivi del progetto, ehm, a sinistra vediamo adesso qua il metodo tradizionale e a destra, destra vediamo il funzionamento in dettaglio del Last Plan of System. Quindi se ehm, evidenziamo il c'è cioè l'approccio tradizionale. Vediamo che sulla base degli obiettivi del progetto, che sono derivati dal contratto, il lavoro viene pianificato e il master schedule contiene ciò che dovrebbe essere fatto nel progetto. Quindi, vediamo qua il SUT. Dopodiché, nel metodo tradizionale, le risorse vengono assegnate alle attività pianificate e il progetto viene eseguito. Um, A destra vediamo invece l'Aspanner System. Allora, il, anche l'Aspanner System parte dal Master Schedule, um, considerando ovviamente uh, gli obiettivi del, del progetto, che sono derivati dal contratto. Um, però in questo, in questo modo, cioè in questa metodologia, i responsabili dell'esecuzione controllano ciò che può essere fatto e ne negoziano tra di loro ciò che sarà fatto nelle prossime settimane. Quindi. Vediamo qua questi processi che sono stati aggiunti. Um, e su Successivamente vengono assegnate le risorse. Il progetto viene eseguito e misurato per arrivare al DIT. Um, e qua vediamo come, <coughs> come aggiunta: vediamo che c'è un cosiddetto feedback loop. Um, vuol dire che. Quando si fa il monitoraggio frequente di ciò che è stato fatto in cantiere, cioè questa informazione viene poi anche utilizzata per aggiornar aggiornare la pianificazione. No? Quindi la metodologia, l'approccio si adatta alle discrepanze, alle potenziali problematiche che sono uh, successe in cantiere. <coughs> L'applicazione pratica dell'Last Planner System può essere fatta seguendo cinque passi specifici. Allora, il primo passo consiste nel definire il master schedule, dove vengono specificati milestones e milestones specifici per coordinare le lavorazioni tra diverse aziende. Poi, il secondo passo è il phase pool planning, ehm, che abbiamo visto prima che si fa con post-its, bilettini su una parete, Uh, quindi um, di solito si inizia alla fine e poi si va a ritroso per capire quali attività um, necessitano quali dipendenze um, poi terzo step look ahead planning allora il look ahead planning si basa sul face pull planning cioè sul, sulla pianificazione dei bigliettini sulla parete e pianifica le attività da fare per le prossime sei o sette settimane. Poi, uh, step successivo, cioè, um, dopo di che si fa una pianificazione settimanale o in alcuni casi anche giornaliera e uh, di seguito si fa poi un monitoraggio considerando l'indicatore Personal Plan Complete, PPC, che calcola le attività eseguite correttamente su quelle pianificate. E Quindi um, il last banner system consiste di 1, 2, 3, 4 step specifici e il quinto step um, per monitorare in dettaglio frequentemente um, se la pianificazione è stata eseguita o meno. Um, per misurare l'affidabilità della pianificazione, il last banner system utilizza l'indicatore person plan complete. Quindi l'indicatore PPC calcola il numero di attività che sono state um, completate correttamente sul numero di attività che sono state pianificate in una settimana. Di solito l'indicatore viene registrato giornalmente e calcolato settimanalmente per monitorare l'andamento di un progetto di costruzione. In mezzo vediamo qua un esempio dove ehm, si vede che l'indicatore ehm, varia, però vediamo un trend positivo e quindi vuol dire che eh, siamo partiti con un PPC al 40% e durante l'esecuzione del progetto siamo, stati, siamo, siamo riusciti a incrementare il PPC e quindi a incrementare l'affidabilità della nostra pianificazione. E quindi un elevato valore del PPC indica un'elevata affidabilità della pianificazione. E quindi che l'esecuzione segue la pianificazione, in altre parole, la diminuzione dell'indicatore indica in modo tempestivo che il processo di controllo inizia ad andare fuori controllo, cioè che il processo di costruzione inizia ad andare fuori controllo. e Quindi, questo dà um, un segnale di, di allarme in, cioè in modo preventivo. Um, ad oggi la quarta rivoluzione industriale o Industria 4.0 sta trasformando il settore manifatturiero attraverso l'applicazione di nuove tecnologie nella produzione, come per esempio l'Internet of Things o la robotica collaborativa. Il termine Construction 4.0 definisce invece um, l'applicazione o l'adattamento di queste tecnologie innovative al settore delle costruzioni. Um, alcune di queste tecnologie sono per esempio il billing information modeling che può essere applicato per sostenere la fase di progettazione, pianificazione e l'esecuzione stessa. Um, il BIM può essere utilizzato inoltre per supportare la fase di manutenzione di un oggetto di costruzione, quindi il BIM si può applicare su tutto il ciclo di vita di un progetto. Dopo vediamo alcuni esempi. Altre tecnologie come per esempio l'Internet of Things possono supportare il monitoraggio in tempo reale dell'esecuzione di un progetto di costruzione e al momento eh, stiamo lavorando di specifico, di specifico con la tecnologia augmented o mixed reality e nelle slide successive eh, vi farò vedere alcuni esempi di applicazione. Um, recentemente Abbiamo comprato all'Università di Bolzano eh, il casco di Trimble XR10 che ha integrato l'occhiale intelligente Microsoft HoloLens 2. Vediamo, eh, vediamo il casco intelligente qua in mezzo. Um, questo dispositivo consente all'operaio in cantiere di visualizzare l'edificio digitale in augmented reality e di interagire con esso tramite la mixed reality. Al momento stiamo collaborando con aziende di costruzione lo locali attraverso progetti di ricerca commissionata per identificare le opportunità, ma anche i rischi per l'applicazione di queste tecnologie in cantiere. In specifico, stiamo analizzando come questa tecnologia o, com o come queste tecnologie possono essere applicate in progetti di costruzione civile e in progetti per la manutenzione di condutture urbane. In fondo si vedono. Delle immagini. Nell'immagine nell a sinistra vediamo come Augmented Reality può essere utilizzato per supportare la locazione, cioè la localizzazione di tubi per il teleriscaldamento. E nell'immagine a destra vediamo come il caposquadra di un impiantista ha utilizzato Augmented Reality per segnare le tracce per le condutture idrauliche ed elettriche in un progetto per la costruzione di un condominio. E nello specifico, nell'immagine in mezzo, eh, vediamo come il caposquadra vede le tracce elettriche da segnare tramite il casco in Augmented Reality. Allora, in questo video eh, vi faccio vedere come per esempio si può utilizzare il BIM con il casco intelligente Trimble XR10, tramite la mixed reality per supportare la posa di piastrelle. Allora questo è solo un esempio dimostrativo. Allora in questo caso tramite la mixed reality, o in italiano si dice la realtà mista, L'operatore può indicare se la posa è stata completata correttamente, quindi i moduli cioè le piastrelle diventano verdi, ehm, se ci sono problemi di qualità, quindi le piastrelle diventano rosse, ehm, se la posa è stata pianificata per un certo giorno o settimana, e in questo caso ehm, le cioè i moduli diventano gialli, no? Quindi in questo caso stiamo parlando di mixed reality perché l'utente interagisce col modello digitale. Nel prossimo video eh, vediamo come per esempio si può utilizzare la mixed reality per supportare l'installazione di una caldaia per un condominio. In questo caso, eh, facciamo partire il video, in questo caso eh, tramite la realtà mista l'operatore può vedere dove deve installare le diverse tubazioni, i macchinari e gli oggetti. Inoltre può essere utilizzato per far emergere in modo trasparente il livario tra progettazione e installazione in cantiere e così indicare in modo tempestivo difficoltà di montaggio, per esempio se c'è una mancanza di spazio, se c'è la mancanza di materiale e così via. Infatti nel video si può notare un errato posizionamento del foro nella parete per le tubazioni di scarico che può portare ad una collisione con i tubi per l'acqua calda e fredda. In questo caso, utilizzando la realtà mista, siamo stati in grado di, um, cioè di identificare questa problematica in modo tempestivo. <coughs> Inoltre abbiamo iniziato um, a applicare le metodologie dell'In-Construction Management e alcune tecnologie Construction 4.0 nella didattica universitaria. Um, L'anno scorso all'interno del corso Project Management abbiamo utilizzato il gioco di simulazione Bill Lego per la costruzione di una casetta in Lego eh, per capire come poter applicare la metodologia last Plan System. Inoltre abbiamo utilizzato tre tecnologie innovative per capire se e come queste possono dare un supporto, cioè un sostegno all'applicazione delle metodologie link construction e di specifico il Last Plano System. Con la videocamera abbiamo simulato un monitoraggio dell'avanzamento della costruzione in tempo reale, quindi qui, qua, scusate, qui vedete um, la videocamera. Visualizza in tempo reale l'andamento del progetto, la costruzione della casetta in Lego. Um, con la Microsoft HoloLens, il capocantiere può controllare in tempo reale un possibile discostamento dalla pianificazione all'esecuzione. Quindi se um, la casetta Lego segue uh, la pianificazione, cioè la progettazione. E tramite la realtà virtuale, l'Oculus che vediamo in basso a destra, i partecipanti possono capire meglio dove devono piazzare i mattoncini in Lego. E quindi abbiamo applicato queste tre quattro tecnologie, quattro tecnologie, se consideriamo anche il BIM, um, um, a questo vi lego la Plan Simulation Game per capire che impatto hanno le nuove tecnologie sulle metodologie di link construction management. Dopodiché ehm, i risultati di questo gioco di simulazione sono stati pubblicati in questo articolo scientifico intitolato Beam Augmented and Virtual Reality Empowering Lean Construction Management, a Project Simulation Game. Ed in specifico è emerso che la tecnologia augmented reality ha un impatto molto positivo per ridurre errori in cantiere. Inoltre è emerso che l'uso della tecnologia virtual reality necessita di, un, di una formazione adeguata, per poter navigare all'interno dell'edificio digitale tramite questi joysticks. Oltre ai vantaggi, è emerso che la tecnologia Augmented Reality potrebbe impattare in modo negativo la sicurezza sul lavoro in cantiere, che abbiamo anche riscontrato um, con la collaborazione con, con, le, con diverse aziende altoatesine quest'anno. Um, questo perché l'operatore si potrebbe focalizzare sull'oggetto digitale, cioè sull'ologramma e quindi rischiare di inceppare o cadere in cantiere. E quindi eh, questo abbiamo riscontrato come un potenziale rischio, un potenziale problema per, um, che, potrebbe essere, che potrebbe accadere in cantiere. In sintesi si può dire che il Link Construction Management e la Construction 4.0 pongono diversi vantaggi rispetto allo stato tradizionale. I vantaggi del Lean Construction Management sono un decentramento decisionale, una migliore collaborazione, una produttività più elevata, livelli di qualità migliori e una maggiore motivazione degli operai in cantiere. I vantaggi del Construction 4.0 invece sono la disponibilità di dati in tempo reale, un minore sforzo nell'implementazione di metodologie Lean Construction curve d'apprendimento più ripide, una implementazione sostenibile della Lean Construction e un ulteriore coinvolgimento delle figure chiave di un progetto di costruzione. Oltre alla formazione universitaria offriamo anche una formazione per professionisti. Um, Nell'anno 2019, cioè l'anno scorso, abbiamo fatto un corso con il PMI, Northern Italy Chapter intitolato Lean Construction Management, che si è tenuto al Parco Tecnologico di Bolzano e che è stato sponsorizzato dall'agenzia Casa Clima. L'anno prossimo, cioè nel 2021, ehm, abbiamo pianificato di offrire ehm, il corso Lean Construction Management e Construction, Construction 4.0 ehm, presso l'agenzia Casa Clima di Bolzano sotto il patrocinio del... Project Management Institute Northern Italy Chapter. Le date non sono ancora state definite a causa del, della pandemia Covid. Adesso passo di nuovo la parola a Marco che eh, evidenzierà brevemente i prossimi eventi. Grazie Patrick, è sempre molto chiaro come spieghi e abbiamo anche un po' di domande che sono arrivate, arrivate che verranno eh, valutate da Stefano Menapace. E, io intanto, finché eh, Stefano analizza le domande, eh, colgo l'occasione per informare i soci PMI che ci sono altri eventi in dicembre sempre in formato webinar ovviamente in uh, pianificati oggi venerdì 11 stasera già c'è un altro uh, webinar defining success for your project uh, poi c'è un pranzo il 14 lunedì e su decolonizzare il futuro uh, dialoghi col pmi e con il tuo pm racconta il tuo leader eh, questo è un altro argomento nuovo evento eh, pianificato per eh, mercoledì e poi abbiamo eh, un altro pranzo con il nick che ha già un numero veramente notevole di iscritti parliamo di 417 eh, che sarà poi il lunedì eh, precedente a natale eh, mi hanno anche detto, Patrick, puoi andare sulla slide successiva per cortesia. Eh, mi hanno anche detto di ricordare ai soci eh, che c'è eh, da, da votare il eh, nuovo board del PMI. Eh, si, si può già votare, eh, e avete già ricevuto eh, una mail e eh, questo va avanti ancora fino al 15 di dicembre. Per cui. Eh, non scordatelo, è importante che eh, specificate eh, questa cosa. Per i dubbi scrivete a armitato.elettorale.spm.org e vediamo se nel frattempo eh, Stefano è riuscito a, a raccogliere qualche porre eh, a Patrick. Eh, sì Marco no. assolutamente sì grazie Marco, grazie Patrick della presentazione sono giunto qualche sei, domanda sei, bene. sì assolutamente, grazie allora eh, andando un po' nell'ordine ricevuto poi alcune magari cercheremo di metterle assieme perché sono tante le domande ricevute Patrick quindi cerco di fare io okay. una sintesi mi scuso se eh, Magari non avrò centrato esattamente quello che era stato chiesto, ma potete continuare a porre le domande. Chiedono rispetto all'attività che vi ho mostrato nella programmazione se hanno tutte il medesimo peso. Quindi, verso l'inizio della presentazione, immagino, cioè vi ho mostrato un po' eh, l'attività di pianificare. Se tutte queste attività coinvolte nella pianificazione hanno il medesimo peso, oppure esistono delle metodologie all'interno dell'Incostruction che considerano diversi pesi in funzione delle, eh, delle attività, che possono essere legate ai rischi, agli scopi precisi o a qualche altro elemento. Ok, eh, grazie um, per la domanda. Allora, se stiamo parlando adesso dell'AstMan System di specifico. Allora, in questo caso tutte le attività hanno lo stesso peso, no? E ovviamente questo si discosta un attimo dal, da, per esempio, l'Earned Value Analysis, dove uno va a pesare le attività in base al costo, in base al, all'impatto sul budget del progetto. In questo caso però no, perché il PPC, cioè il Personal Plan Complete, questo indicatore non va a pesare le attività. Quindi questo indicatore ehm, va a misurare solamente... L'affidabilità della pianificazione, cioè se siamo stati in grado, in grado di seguire la pianificazione in cantiere, lasciatemi dire. Quindi in questo caso non si va a pesare le attività. Se um, nella pianificazione, come vediamo qua su, su questa su, sulla parete tramite i post-its, um, in questo caso, per ogni attività, um, cioè questa pianificazione va fatta. Um, in collaborazione con i diversi caposquadra con i last planners in questo caso e um, per ogni eh, cioè, cioè su ogni post it un last planner un capocantiere deve scrivere l'attività poi deve indicare dove deve essere fatta questa attività tipo primo piano piano terra e così via e poi eh, si va anche a identificare quali sono i predecessori cioè quali requisiti devono essere soddisfatti per poter fare questa attività. E quindi questa metodologia è incentrata a capire in modo tempestivo delle possibili problematiche che possono, eh, cioè, che possono manifestarsi in cantiere e quindi evitare queste problematiche prima che si va poi ad eseguire il lavoro. Ho capito, Spero perché vero. si domandano anche se quali sono i vantaggi, sì. per esempio, con uh, Learn e con l'EVA, ovviamente, okay. per quanto riguarda questa metodologia. Faccio. Quindi, brevemente, sì. le differenze sono quelle che hai posto. E qua, magari, prendo anche subito un'altra domanda, che chiedeva rispetto, diciamo, al sistema Lean, il Lean, Constru il Lean quello più generale, quindi il sistema Toyota, il veglio stream mapping, se l'in Construction... Adotta anche altre metodologie, Kaizen, poké o altre? Mm -hmm. um, ok, magari inizio con la prima domanda. Um, le differenze rispetto all'Earned Value Analysis. Um, allora, um, un, cioè, un, uno svantaggio dell'Earned Value Analysis, che abbiamo anche pubblicato nella pubblicazione che ho fatto vedere prima, è che l'Earned Value Analysis fa fatica a capire se le dipendenze delle attività sono state soddisfatte, no? Cioè se le attività sono state eseguite in sequenza pianificata o meno. E quindi ovviamente in questo caso eh, quelli che sono responsabili per fare il monitoraggio possono possono, lasciatemi dire, manipolare eh, learn and analysis, perché possono dire, OK, adesso io faccio partire prima o dopo un'attività che non è sul cammino critico, in questo caso riesco a migliorare gli indicatori, no? Quindi un, uno svantaggio dell'Earned Value Analysis è che non va a controllare se le dipendenze sono state soddisfatte, o, cioè se sono state eseguite o meno le dipendenze pianificate. Um, in questo caso l'ASPAN System um, facendo questa pianificazione a ritroso tramite i bigliettini, definisce bene, bene per ogni attività quali sono i predecessori e quindi... Um, è più incentrato a seguire le dipendenze tecnologiche e anche le dipendenze che si, si creano tante volte dal punto di vista del, dell'oggetto stesso, no? della costruzione stessa, dell'edificio stesso. Um, un altro. Cioè, se adesso andiamo a vedere un po' lo vantaggio. Se vediamo l'indicatore PPC, allora questo indicatore non può essere um, utilizzato per monitorare l'avanzamento di un progetto, perché l'indicatore dice solo. Adesso in questa settimana abbiamo pianificato di fare 10 attività, ne abbiamo fatte solo 8, quindi abbiamo un PPC di 80%, no? però non posso utilizzare questa informazione per capire eh, lo stato di avanzamento, cioè il grado di avanzamento del progetto stesso, non posso dire che adesso il progetto è all'80%, no? quindi questo è un po' uno svantaggio di, di questo indicatore, cioè, il vantaggio è che l'indicatore è facilmente calcolabile, eh, che tutti capiscono come funziona. Però uno svantaggio è che non si può utilizzare per magari poter calcolare un forecast tramite l'orientale analysis. Um, Chiaro. Ok, seconda domanda. Se um, altre filosofie diciamo, del lean vengono utilizzate anche nel lean construction. Sì, allora ci sono um, allora io adesso ho um, parlato solo di metodologie. Che si, ut che si ut utilizzano per fare la pianificazione e il monitoraggio di un progetto di costruzione, però ci sono altre metodologie tipo il Kaizen che può essere utilizzato in cantiere, o il 5S che può essere utilizzato per avere un ambiente eh, pulito e ordinato in cantiere, um, il Kanban si può utilizzare per, le, um, per le, cioè, oggetti come viti in cantiere. Quindi ci sono altre metodologie che adesso non ho elencato che possono essere ehm, più facilmente prese e applicate dal settore manifatturiero al settore delle costruzioni. Ok, chiarissimo. Adesso magari qua eh, riassumo io qualche domanda giusto per arrivare e alcune domande vertevano sul fatto dell'ibridazione col project management ovvero anche qua Cosa potrebbe essere ulteriormente utilizzato e quindi ho aggiunto io il termine ibridazione degli approcci classici magari e più predittivi, quindi il project management, che potrebbero tornare utili nell'in-construction, rischi, qualità, ma anche utilizzare anche strumenti veri e propri del project management tradizionale. Ok. Mm -hmm. um... Allora, um, qua vediamo adesso um, un po' una supervisione delle metodologie tradizionali e le metodologie che sono state sviluppate specificamente per il settore delle costruzioni. No? Quindi, um, um, secondo noi, cioè, l'Organ Value Analysis può essere ovviamente anche utilizzato nel settore delle costruzioni, um, anche il CPM per fare... Um, per esempio il master schedule, da quale parte poi l'aspirant system, quindi il CPM è una metodologia base per, per fare questo master schedule, lo svantaggio del CPM nel settore delle costruzioni che sappiamo è che non considera le, um, le aree di costruzione, cioè il CPM considera due dimensioni, cioè attività e tempo, early start, early finish, um, latest start, latest finish e poi calcola il critical path, e Quindi non considera um, le aree dove devono essere fatte queste attività. Um, per questo, poi, um, come, cioè, come um, aggiunta, sono state sviluppate poi altre metodologie tipo Location-Based Management System, che um, considera anche le varie aree di costruzione dove devono essere fatte poi le attività in cantiere. Um, Um, ovviamente, per fare il monitoraggio, per fare il forecast, la predizione tipo di tempo e budget a finire, l'earn value analysis è un'ottima metodologia. E, um, però, in questo caso, secondo me, um, alcune delle metodologie tradizionali possono essere um, anche applicate in sinergia con le nuove metodologie, no? um, Uno svantaggio dell'earn value analysis, o oh, un punto critico, è eh, sapere in modo dettagliato e in modo affidabile l'avanzamento di un progetto, perché se noi non utilizziamo l'avanzamento, ehm, cioè, lasciatemi dire, misurato, allora l'Earn Value Analysis mi dà delle stime che non sono reali, no? eh, so, ehm, cioè, sotto o sovrastima eh, il budget o il tempo a finire. In questo caso se utilizziamo le metodologie Lean Construction, per esempio se utilizziamo Location Based Management System per fare il monitoraggio dell'avanzamento delle aree di costruzione che sono state completate, questa informazione poi la mettiamo tale Analysis e quindi abbiamo poi delle stime a finire che sono più affidabili ehm, che tante volte quando si utilizza solo ehm, un'intervista stata fatta al capocantiere. No? Per sapere l'avanzamento di un progetto, quindi spero di aver dato un po' una risposta a questa domanda. Certo, il tema dell'ibridazione è comunque estremamente ampio. Ma andiamo avanti anche per comprendere meglio, magari oggi qual è lo strumento dell'inkonstruction, quantomeno le metodologie, più che lo strumento proposto. E lo, quindi il target dell'inconstruction è quello di mantenere on target sugli obiettivi o di efficientare tutte le attività anche quindi con l'obiettivo di contrarre le tempistiche o in generale le risorse necessarie mm -hmm. ok in, um, domanda molto interessante allora come primo obiettivo del um, di questo last planner system è um, di, um, cioè, di, di fare ciò che è stato promesso no cioè di uh, non sforare il budget che è stato promesso al cliente nel contratto. No? Um, però um, qua vediamo per esempio la misurazione di, misurazione di questo PPC che si fa settimanalmente e uh, oltre, cioè, funziona così. Se io ho un, um, una scheda e su questa scheda dico devo fare 20 attività questa settimana, poi um, il capocantiere indica giornalmente che okay, oggi abbiamo fatto 4, domani abbiamo fatto 5, dopo domani abbiamo fatto 3 e così via. Poi ehm, se non, non raggiungiamo 20 attività che sono state pianificate, dobbiamo ehm, indicare in inglese si chiama reasons for non-completion, cioè dobbiamo indicare, ehm, dobbiamo spiegare perché non sono state fatte le attività che sono, sono state pianificate. No? E quindi eh, se uno raccoglie queste informazioni, cioè queste spiegazioni, dopo si il, cioè il responsabile capisce eh, meglio quali sono le problematiche, quali sono le cause delle problematiche e quindi in questo caso se uno identifica delle potenziali problematiche in modo tempestivo allora può implementare delle azioni di miglioramento e anche in questo caso poi risparmiare magari eh, risorse eh, in tempo monetario cioè in, in, eh, risorse in maniera temporale e anche monetario quindi è una, cioè una metodologia che focalizza per primo piano di stare negli obiettivi prefissati e poi anche nel secondo piano di ridurre poi o di ottimizzare um, il processo di costruzione stesso chiaro anche qua infatti chiedo, riprendendo un po' queste risposte che ci ha già dato Patrick se quindi il last planner system e learn value analysis devono essere utilizzate assieme o possono essere utilizzate assieme? Perché hanno probabilmente sì. de questi obiettivi distinti. Sì, possono essere utilizzati um, in modo, cioè per, per avere una sinergia, e quindi um, l'orientale analysis è una metodologia, secondo me, molto uh, importante e molto performante per fare uh, una previsione a finire, no? E uh, quindi secondo me, um, il last panel system può essere utilizzato per fare una pianificazione e assicurare che la pianificazione eh, viene eseguita, cioè viene eseguita nell'esecuzione e ehm, poi sulla base del last panel system come sistema di pianificazione possiamo applicare value analysis per capire poi le stime a finire di un progetto. Quindi, ehm, ehm, quindi possono essere anche utilizzate in Modo contemporaneo. Benissimo. Cosa succede nella teoria, diciamo, e anche poi nell'applicazione pratica, chiaramente di questi strumenti che ci hai portato, soprattutto il Last Planner System, se non viene rispettato in modo significativo la tempistica, ovvero cominciano ad esserci dei ritardi importanti. Prima nel grafico ci ha fatto vedere dei ritardi, quello che ci stai mostrando, come dire, probabilmente contenuti, ma c'è un limite sono delle pratiche quando si raggiungono i target parliamo in maniera qualitativa dei semafori verdi, gialli e rossi e delle azioni da mettere in campo per riparare a questi ritardi mm -hmm. allora um, riprendendo il discorso di prima no? se ci sono altre metodologie lean allora il last plan system se andiamo a vedere in dettaglio implementa um, cioè delle metodologie lean manufacturing eh, basiliari, lasciatemi dire, no? Tipo il Last panel System, con questo, eh, con questo feedback loop, implementa il cosiddetto Kaizen, no? O Continuous Improvement Process. E in questo caso um, um, ovviamente se andiamo a analizzare quello che è stato fatto, se, se c'erano problematiche definire azioni di miglioramento, allora stiamo implementando già um, allo stesso tempo il kaizen. Magari non in maniera standard, ma in maniera un po' um, adattata. Um, una cosa interessante dell'Asplana System è questo look ahead planning, dove si fa una previsione di sei, 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 o, sei, scusate, sei o sette settimane, e questo serve per um, capire uh, se ci sono de delle problematiche, se ci sono del, dei tasselli rossi um, che possiamo identificare. in in maniera tempestiva, per dire dobbiamo risolvere questo, questo problema, questo triangolo rosso, lasciatemi dire: dire eh, prima che arriviamo alla settima settimana, dove dobbiamo eseguire questo lavoro. no? Um, quindi, il look head planning, questa pianificazione: 6-7 settimane serve per, in um, inglese, dicono make work credit: cioè, uh, serve per Um, assicurare che le attività hanno tutti i prerequisiti pre per poter essere pianificati e eseguiti poi in cantiere. E quindi in questo caso questo look ahead planning si fa in modo a rotazione, vuol dire che um, ogni 3-4 settimane si fa di, di nuovo, si, si va a vedere okay, cosa è stato fatto fino adesso e adesso andiamo a vedere 6-7 settimane in anticipo. E andiamo a risolvere delle potenziali problematiche che possono accadere e quindi eh, che possono causare del, dei dilattamenti di tempo e degli incrementi di, dei costi no? non dovuti. Chiaro, e quindi in parlando... questo caso. Mm, Scusa, vai, finisci. In questo caso uno eh, riesce ad evitare, di eh, come tante volte succede nel. Processo tradizionale che arriviamo al 70% del completamento del progetto. E vediamo che siamo 50% sopra il budget, no? Perché si fa un monitoraggio, un controllo um, cioè più frequente e um, a breve termine, no? Ok, certo. Poi l'applicazione degli strumenti è sempre molto importante in tutte le metodologie per avere un controllo dei target principali che sono quindi costi, tempi e ovviamente livello di qualità ma eh, parlando di strumenti utili a supportare le metodologie Lean Construction eh, ne hai citati alcuni molto famosi ma eh, può, si può parlare anche di intelligenza artificiale di eh, design autogenerativo o quali possono essere altri strumenti che possono venire in, in supporto a questa metodologia gestionale. Um, ok, domanda anche molto interessante. Allora, c'è cioè un trend nella ricerca um, è di capire come si possono utilizzare dei, degli algoritmi machine learning o artificial intelligence um, per poter um, identificare, uh, lasciatemi dire dei pattern e così um, identificare in modo uh, tempestivo delle potenziali problematiche che possono um, accadere in un progetto di costruzione quest'anno, cioè, no l'anno prossimo 2021 um, all'Università di Bolzano iniziamo un progetto di ricerca nuovo dove andiamo a vedere un po' um, quali algoritmi del machine learning possono essere utilizzati per, per supportare il monitoraggio di un progetto di costruzione e per, e per supportare anche la pianificazione di un progetto di costruzione, no? ehm, Perché in questo caso uno può dire: OK, um, se riesco ad identifi identificare dei pattern, dei modelli di processo, per esempio, dove, dove vedo okay, che con questo modello di processo riesco a fare una pianificazione ottimale che eh, mi consente di, di ridurre l'utilizzo di, di risorse e anche di, di tempo allora magari posso um, far imparare il sistema questi pattern, questi uh, modelli di processo e quindi il sistema me li suggerisce no? per supportare una pianificazione più ottimale. E uh, lo stesso concetto può funzionare anche nel monitoraggio, uh, quindi uno può dire, ok, se riesco a trovare 4-5 eventi e questi 4-5 eventi mi hanno portato a un discostamento di budget in un progetto passato. No? Quindi se la macchina riesce a identificare questi eventi, questi modelli, può dirmi eh, in modo tempestivo, attenzione, guarda, ti, eh, può, può ehm, crearsi questo problema, quindi cerca di, ehm, di implementare queste, ehm, cioè, queste azioni di miglioramento per evitare che... Il problema accade poi in cantiere. Um, sì, queste sono, sono tecnologie nell'ambito Industria 4.0, tipo Machine Learning o Artificial Intelligence, che fanno anche parte del Construction 4.0. Um, poi un'altra area di ricerca è la robotica in cantiere, um, che specialmente nel, um, nell'Europa del Nord... Um, sta prendendo piede dove diversi ricercatori, diversi istituti stanno iniziando a capire se, eh, lo, cioè, se la forza lavoro umana può essere supportata o magari anche sostituita da un robot. Um, noi invece nella nostra ricerca siamo dell'idea o, o seguiamo questa idea che non vogliamo sostituire... Um, L'operatore, ma vogliamo supportare l'operatore con nuove tecnologie. Um, e Quindi vogliamo supportare l'operatore cioè, con tecnologie che supportano il lavoro fisico, il, lavoro, scusate, lo scusate, il lavoro cognitivo, eh, magari per fare la pianificazione, e magari anche il lavoro, cioè, o, o um, attività sensoriali, no? Cioè, per um, allarmare l'operaio in cantiere vale che um, succedere un, un problema perché magari ci sono delle vibrazioni che l'essere umano non riesce a, a, a sentire e quindi il sistema può supportare in questo, in questo caso dire, e dire vabbè ci sono le, le, delle vibrazioni troppo elevate rischio di crollo per esempio no certo magari è possibile avere qualche riferimento chiedo, per approfondire quelli che possono essere utili per questa metodologia? Um, sì, ci sono, ci sono um, lavori che abbiamo cioè, ho scritto anch'io dove abbiamo fatto un po' un'analisi un per capire quali delle tecnologie dell'industria 4.0 possono supportare una construction supply chain, cioè eh, che possono supportare il fornitore che fa la prefabbricazione e che possono supportare L'azienda in cantiere che fa il montaggio no? Quindi sì, um, magari non so se uh, se mi mandate una mail o se mandate la mail a, al PMI che me la gira, poi vi posso mandare lavori in questo in questo ambito. O anche se ci sono dei tool come programmi magari utili a supportare ah, okay. la o qualcos'altro. Esattamente, sì, ci sono Qua software è... tipo. Esatto, anche di questo tipo. Mm -hmm. ci Infatti, sono soli, chiedo, adesso non so non voglio fare marketing, piccoli. ma ci sono diversi software sì, che, che implementano mm -hmm. il L'Espano System. Mm -hmm. Magari Patri, prima che ti farti l'ultima domanda, se puoi andare sull'ultima slide dove hai i tuoi riferimenti, se non erro. Così altri stanno chiedendo dei link a questi articoli e quant'altro. Così posso scrivere direttamente a te. Sì, Oppure sì, direttamente allora, alla, alla prima slide. Sì, era la prima slide. Sì. benissimo. Quindi avete riferimenti, potete scrivere direttamente a Patrick. E qua parliamo di eh, applicazioni: nel senso che questo sistema può avere dei limiti sull'applicazione di progetti, ovvero qual è il giusto fit di progetto in cui noi possiamo applicare questo. Che se sono troppo lunghi in termini di durata temporale, funzionano non tanto bene, oppure se sono troppo complessi in termini di numerosità di attività o di attori. Ovvero, quali sono le condizioni che lo fanno funzionare al meglio e quali sono invece, magari, quelle condizioni che ne limitano magari l'efficacia? Ok, grazie. Um, allora, um, se parliamo dell'ASPANA System di specifico, allora l'ASPANA System Va bene secondo me su un progetto che non è ripetitivo, cioè ehm, su un progetto di infrastruttura o costruzione strade. l'Asplan System secondo me non è il sistema più adatto. L'Asplan System va bene per un progetto di costruzione civile, tipo costruzione di un hotel, costruzione di un condominio, ehm, cioè tipici progetti costruzione civile. Ehm, e se però andiamo cioè, se vogliamo applicare delle metodologie su progetti di costruzione di infrastruttura tipo gallerie o strade, um, questo tipo, allora vanno bene altri, altre metodologie tipo uh, location based, uh, tipo uh, Location Based Management System o la metodologia Flow Line. Um, poi per la grandezza del progetto um, <coughs> um, bisogna fare un po'. Um, una valutazione, quant'è l'effort eh, che devo investire per fare la pianificazione stessa e quant'è il ritorno che mi dà la pianificazione? No, quindi magari se abbiamo dei progetti molto corti, tipo due o tre mesi, allora magari non è, non è ehm, tanto adatto ehm, applicare il last plan System. Se parliamo di progetti, non so, di sei mesi in poi, allora, allora secondo me inizia a. Ehm, di pagarsi l'effort che dobbiamo investire per fare la pianificazione più dettagliata per avere poi un, cioè un controllo più preciso e ehm, rassicurare che non sforiamo il budget. Chiaro, andiamo verso le ultimissime domande. La composizione del team per l'applicazione della del metodologia Link Construction come sono orientati, ovvero cambiano, hanno bisogno di un'organizzazione diversa rispetto al project management tradizionale, quali sono delle caratteristiche che devono avere, qualche indicazione in più rispetto alla formazione del team di progetto che dovrà seguire questa metodologia. Mm -hmm. um, allora, come cosa importante, um, allora, queste... Queste metodologie del lean construction applicano la filosofia base dell'in che vuol dire um, cioè, togliere questi livelli gerarchici, no? Cioè per, per um, favorire la collaborazione um, tra diversi livelli gerarchici, no? tipo white collar e blue collar, l'in non, cioè, non considera più questa suddivisione in white collar e blue collar, e quindi il lean cerca di integrare il più possibile gli attori che sono responsabili per l'esecuzione, alla pianificazione, no e quindi ehm, di specifico, il Last Plan System ehm, dice la pianificazione non, non, non dovrebbe essere fatta a tavolino da una figura management, tipo dal project manager, ma la pianificazione deve essere fatta da quelli che sono poi responsabili per l'esecuzione, no? Anche perché così se se lasciatemi dire, questi capo squadra, questi foreman, um, questi last planners eh, sono coinvolti nella, nella pianificazione, loro sono più committed, sono più orientati a eh, raggiungere gli obiettivi perché loro facevano parte alla, alla definizione degli obiettivi. No? E quindi, e quindi eh, quando si va a definire un team nell'ambito link construction, eh, non si va a suddividere, ok tu sei responsabile per la pianificazione, tu sei responsabile per l'esecuzione. Quindi si, si va a definire dei team che sono più interdisciplinari, no? tipo il project manager. Cioè quando io anni fa iniziavo a implementare il l'ASPANA System, abbiamo fatto dei team composti da un attore che um, si ne intende della progettazione tecnica, cioè uno dell'ufficio tecnico, poi un attore... Che è responsabile in cantiere tipo il capo cantiere e poi il project manager che è quello che um, è responsabile per la comunicazione col cliente il project manager sa cosa il cliente vuole cioè il project manager è quello che um, è responsabile per um, soddisfare i requisiti del cliente no quindi um, ho cercato di coinvolgere uh, ufficio tecnico project management e um, capocantiere ehm, e questi tre attori principali ehm, facevano la pianificazione del progetto stesso, cioè dal punto di vista dell'esecuzione. Cioè, spero di aver eh, potuto dare qualche indicazione in, questo, in questa direzione. Grazie Patrick, eh, io direi di sì, ma lascio poi eventualmente ulteriori approfondimenti a chi hanno posto le domande e anche attraverso i contatti diretti che Patrick gentilmente ha lasciato. Lascerei adesso la parola a Marco perché abbiamo raggiunto il nostro tempo limite solo per i saluti finali e ringrazio ancora Patrick e tutti quanti hanno posto queste domande estremamente, estremamente interessanti. Sì, grazie anche da Marco? parte mia, eh, le domande erano molto interessanti. Sì. Marco a te la parola. Sono qua, eh, grazie mille eh, Stefano per la tua moderazione eccellente e per, eh, ringrazio tutti per, per aver partecipato anche con le, le domande eh, questo rende diciamo anche per noi l'evento di, di, di successo e di piacevole anche, no? nel senso non è più frontale ma è condiviso. Eh, io, eh, vi ringrazio l'attenzione siamo andati siamo proprio agli sgoccioli siamo qualche minuto non so, oltre le due eh, questo eh, corso sarà poi eh, visibile eh, attraverso il sito eh, pmi nick eh, dove ci sono dei link a dei webinar eh, e questo eh, ci sarà fra qualche giorno per cui se avete perso qualcosa eh, potete andare a rivedervelo oltre naturalmente che a contattare il Patrick, il nostro relatore eh, io concludo qui eh, avete già visto uh, forse Patrick fai ancora vedere l'ultima, penultima slide per cortesia in cui abbiamo uh, elencato gli eventi che che seguiranno e ecco, ricordatevi che ci sono vari eventi ed è piacevole, devo dire, eh, anche con questo modo un po' compresso di un'ora, però anche molto efficace di condividere del know-how e dell'esperienza. Per cui io direi che posso concludere qui. Grazie mille Patrick, è stato veramente interessante e eh, sei stato veramente anche esaudiente nelle risposte. Eh, così, insomma, io ho, ho visto che c'è dietro un'esperienza um, un sul campo che è quello che le persone eh, interessano: cioè non, non parliamo solo di teoria, ma parliamo anche di esperienza sul campo. Stefano, grazie a te. Io concluderei. Non, non penso di aver detto tutto, e Patrick e Stefano, volete aggiungere qualcosa voi? Se no, chiuderei: e rimaniamo in tarda anche noi. Ci vorrei ringraziare i partecipanti eh, per l'attenzione e per l'interesse e grazie ancora per le domande che sono state molto eh, interessanti e anche uno spunto per fare la ricerca eh, futura in, in quest'ambito. No? Quindi grazie mille per la partecipazione e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci e risentirci. Arrivederci. Arrivederci.